I knew the pathway like the back of my hand. Yeah.
II, in occasione della giornata mondiale della pace. Egli rilevò nel suo discorso le molteplici situazioni di ingiustizia nel mondo. Espresse la sua convinzione che solo da un cuore nuovo dell'uomo potrà scaturire una vera pace,
basata sui valori della giustizia, della fraternità e della tolleranza. Noi ragazzi abbiamo riflettuto a lungo su queste parole, trovandole profondamente vere. Ma ora è giunto il momento di cominciare il nostro viaggio. Seconda guerra mondiale, l'orrore della guerra e della violenza, con lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Mai l'uomo era arrivato a tanto e mai era andato così vicino alla sua autodistruzione. Maravilhoso.
360 giorni, perché l'anno prossimo l'esame di prima elementare lo veniamo a fare di nuovo qui. O no? Io penso di sì. Bene, a tutti quanti auguri, complimenti per le maestre, un buon rientro a voi, un buon ringraziamento a lui e naturalmente un complimento a te.
So
non tutte pacifiche ed incruente, come quella dell'ex Jugoslavia. In questi anni non è anche sottoscritto il Trattato di Maastricht, che gettò le fondamenta dell'Unione Europea. Oggi le nazioni europee collaborano nel proseguire scopi comuni in campo economico, politico e culturale. Scritta all'incirca in quegli anni è la canzone che adesso vi facciamo ascoltare. Cosa resterà del Gambia? Thank you.
I got you to wear my ring.